È impressionante come possa fare effetto un uomo solo. Dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello, noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi, e noi dall'altra parte del cancello. Un uomo, lo sguardo fisso, un uomo solo alla ricerca di se stesso, un uomo a pezzi. Se avete 5 minuti? Avete mica 2 minuti di tempo? Senti, noi siamo dell'unità sanitaria, no? Di Bibbiena, del Casentino. Sì. Si sta facendo un po' di riprese qui all'ospedale e ci interessava molto sentire un po' anche la vostra esperienza, perché voi, se non sbaglio, avete proprio la scuola qui dietro. Sì, che scuola è? Sperimentale. Istituto sperimentale, istituto tecnico sperimentale. Ecco, senti, quando uno di loro parla, parte iniziato, glielo puoi avvicinare il microfono? È l'Istituto Tecnico Sperimentale d'Arezzo, sezione staccata dell'IFI Centrale. L'IFI Centrale? Sì. È molto tempo che è aperta qua la scuola? Da sette anni. Ecco, quindi c'è cioè questa... Vi faccio una domanda. Anche voi ci siete. Se volete venire potete venire, ragazzi. Quindi voi siete un po' abituati a vedere le persone che sono per l'ospedale psichiatrico, no? Sì, ci sono mai stati dei problemi per voi avere la scuola qui? Avvicina sempre il microfono. Cioè, da parte mia almeno no. Sempre o anche all'inizio era così? Quando cioè, all'inizio era... magari ero un po' contraria a questa cosa, però poi ci ho fatto l'abitudine. E penso anche per te. Sì, infatti anche per me non c'è mai stato problema, niente. All'inizio perché eravate contrario? Perché? Che tipo di... Cioè, magari era un po' la paura, però la vedevo paura, che anche tutti questi ragazzi che erano già dagli anni passati qui, che si comportavano in una maniera normale, allora pensavo... Ma era piuttosto l'idea, quindi chi ti ha messo nel cervello quelli che stanno all'esterno? Allora vicino. Perché, per esempio, per me, io non ho avuto mai problemi, perché ho la mia mamma che fa l'infermiera qui, quindi sono sempre stato, insomma, fra questa gente, sono sempre un po' più a contatto. E però vedo della gente che ha parecchio, cioè più che paura per l'idea che gli mettono in testa la gente, il malato fuori può far male, è pericoloso, mentre io penso che ci sia, cioè per me non c'è stato mai problemi, io ho sempre avuto un rapporto. Poi a scuola, allora anche noi con la scuola si è instaurato il rapporto di amicizia con alcuni malati, a sociologia, no? Perché si va a trovare dei malati in delle case famiglia. E con loro si sta lì, si parla, anche ultimamente abbiamo regalato dei fiori, così si parla parecchio, no? Cioè, parlando con questa gente ci si accorge che più che altro sono normali. C'è gente, capito, che per disgrazia, a volte anche i familiari l'hanno messo qua dentro, molta gente, no? E stando con altre persone che forse effettivamente sono malate, sono peggiorate. Dopo qualche giorno siamo tornati all'ospedale psichiatrico e ci siamo recati presso la scuola che si trova nell'area dell'ospedale. E assieme ai ragazzi che abbiamo intervistato i giorni precedenti, ai loro compagni di classe, agli insegnanti di sociologia, siamo andati a trovare i lungodecenti che vivono presso la casa famiglia dell'ospedale psichiatrico ormai da molti anni e che hanno un rapporto consolidato con i ragazzi della scuola. Io sono 2 anni che mi trovo all'interno di questa scuola e all'inizio, a dire la verità, avevo un po' di paura venendo a scuola quando incontravo la gente ricoverata, perché anche tra di noi, insomma, c'era la convinzione che questa gente potesse avere delle crisi e potesse farci del male. Avevo ancora la visione del malato di mente come una persona aggressiva, incapace di ragionare. Invece la prima volta che abbiamo fatto questo lavoro, appunto siamo venuti in questa casa famiglia, abbiamo avuto un'accoglienza
cioè dovrei dire eccezionale, che non proviamo andando a trovare nessun altro tipo di persone, cioè di quelle persone che tutti chiamiamo normali. E siamo entrati e abbiamo parlato a lungo, abbiamo avuto una discussione e loro ci hanno raccontato la loro storia, più o meno, tutte le varie esperienze che avevano avuto. Appunto la Celia ci ha parlato di questa stanza delle alghe, che era una specie di, cioè per, almeno per quanto ho capito io, una specie di punizione quando loro facevano, cioè rompevano dei vetri oppure commettevano delle cose che non dovevano commettere. E appunto venivano rinchiusi in questa stanza, che era una stanza buia, e ci venivano, cioè ci rimanevano fin quando non si erano calmati. E questa stanza era vuota, c'era solamente un letto formato da delle alghe secche. E appunto, dice Lampeglia, ci ha detto che quando uscivano, siccome era da molto tempo che non rivedevano la luce del sole, non riuscivano nemmeno a distinguere bene le cose e per riabilitarsi doveva appunto trascorrere del tempo. Ho visto morire la gente legati, lì nel letto lì, senza scioglierli, senza abbracciare tutta la notte, giorno e notte, e sono dovuti crepare lì. Allora era così, oggi è cambiato. Ringraziare il professore. Il professor Pirella, si capisce? Tanti esempi lì. Tanti ne dico male invece del professor Pirella. Sempre, e lo mantengo ancora. Se fossi caduto nel manicomio, anche per una piccola depressione, io non uscivo. Una sentinella devi uscire, mi rimane lì, a vita, finché tenevi gli occhi aperti, confuso sempre peggio, perché io, ragazzi, ho cose brutte, perché all'osservazione, se avevi la forza di uscire da quello stato, va bene, però se facevi un pochino il cordone di più, e se saltava di sotto, e se andava lacitati, lì erano misure di sicurezza ancora più, e se facevi il coglione ancora, loro dicevano, in cameretta, no, io infermeria, in cameretta. E lì in cameretta pigliare una persona con una porta che fosse levata dall'arpione, ci voleva quattro persone per reggere, quelle porte lì dalle camerette, io chi non l'ha mai viste, roba bestiali, con una finestrina per vedere se il paziente che faceva dentro, con le inferriate che si aprivano di fuori, la finestra, perché si apriva mia dentro lì, c'è una cameretta di sicurezza, di fuori si apriva uno sportello, non ci sei mai stato te? Non l'hai visto? Tu Piero l'hai visto, no? E si apriva di fuori per dare l'aria a questo corpo. Prima qui era la vita di prima, qui era la vita di schiavitù. Si stava chiusi la mattina e la sera dentro il piazzale, lì in quelle scelte, in questi osti, ci portavano al bar 2x2 a usanza carcerieri. Un quarto d'ora, 10 minuti e poi dentro un'altra volta. Quelli che non stavano bene erano curati differenti. C'erano le camerette, c'era tutta questa bella roba qua, dove la gente stava legata, dove la gente. Oggi è cambiato tutto. Perché è cambiato tutto? Perché è cambiato tutto, se cambia anche noi, non se ne parla più. Cioè, in che senso bisogna cambiare anche noi? Se va via, se si trova meglio. Ho visto ad esempio quando siamo andati, ma diciamo prima alla casa famiglia, giovani, e lì si dice, ma prendere 6 persone, che Pirella insomma le mise tutte insieme, di giovani, Ricci, Marisa, Francesca, Lilli, i primi giorni io pensavo di non c'è stare, di non ce la fare, dico questo è peggio del manicomio, perché 6 persone di organi di un reparto, un altro reparto, da quell'altro reparto, messe insieme, chi si rubava le mutande, chi si rubava le calze fra donne, uomini, Ricci, Briaco, madonna, io dico, qui, non si esce. Però col tempo, siamo riusciti ad andare in una pensione a Rimini, proprio in pensione, ma di luglio, mica, questa è in realtà, ragazzi, quello che vi dico io, di luglio. Una noia, e poi ho finito, io ce l'ho data a Ricci, Giampiero, ma non era una noia, che dopo lì tutti valutarono che era giusto. Questo Ricci era un ragazzo che arrivato là, bloccato, fermo, con le mani incrociate, non si muoveva, neanche per sogno. Un giorno e mezzo,
Gian Piero, lo conoscete, guarda? No, ma te lo conosci, Un giorno e mezzo intero lì bloccato, fermo, ma che hai? Ma che fatto? Ma non ce lo stai? Ma non... perché fai così? Niente, muto. Il giorno dopo, un verso mezzogiorno, l'una così, che si andava a pensione, si sbloccò. Disse, io non ho mai visto un affare in questa maniera. Tutto con ombrelli, donne mezze ignude, un affare... Io disse, non ho mai visto un affare in questa maniera. Un signore, che era un tedesco, però era di Rimini lì, che veniva a fare il soggiorno, vedendo questa truppetta, diciamo, di questa gente, che io poi mandai a chiamare il dottore Alfatati. La sera ci vogliono fare una cena nella spiaggia, capito? Radunarono lì una trentina di persone, misero tavolini, pesce, cocomero, whisky, che salto fuori la sera, e 20.000 lire di mancia. Io dico che queste sono persone che vanno ammirate, ma non poco. Ecco, tu dicevi appunto che avevi paura e poi, venendo a contatto, conoscendo le persone, conoscendo come si comportano, le loro storie e tutto, questa paura ti è passata e forse mi viene da pensare che non ti torna mai più, perché non vedo proprio perché dovrebbe tornare. Io mi ricordo che anni fa si è fatta qua una festa della solidarietà, che si era affittato il trenino nel Val di Chiana Espresso, non so se lo conoscete, quello fatto col trattorino, e qua ogni pomeriggio arrivavano veramente 100-200 bambini, anche piccolissimi insomma, no? Che salivano su questo trenino insieme ai pazienti dell'ospedale psichiatrico. Io ho immediatamente pensato, beati questi bambini, perché crescono con una paura di meno rispetto a come sono cresciuto io. Altre paure ce l'avranno, ce l'hanno ancora paura della guerra o del fascismo o di chissà che cosa. Però perlomeno la paura della malattia mentale o del malato mentale non ce l'avranno. Perché io sono cresciuto con quella paura, un bambino che già a 5 anni gioca col paziente dell'ospedale psichiatrico, se poi quando ce n'ha 20 gli dicono guarda devi stare attento, sicuramente risponde perché? Perché devo stare attento quando era uno con cui giocavo. Per cui mi sembra che girando per Arezzo e andando a chiedere, magari vabbè, si parla dell'ospedale psichiatrico, magari qualcuno c'ha da ridire su qualche degente che è vestito poco bene, però in linea di massima, ad esempio, il problema della, diciamo, usiamo questa parolaccia, della paura del paziente non c'è più. Io, chissà perché, probabilmente ho fatto un errore, ho pensato che questo timore non esistesse più nemmeno a Bibbiena, nemmeno negli altri posti. Quando l'anno scorso siamo andati abbastanza vicini ad aprire una casa famiglia, ci siamo trovati invece col problema che la gente di Bibbiena, non conoscendo i degenti dell'ospedale psichiatrico, aveva chiaramente paura. E non bastava da parte nostra, di noi tecnici o anche degli amministratori, dire che non c'era nulla da temere, non bastava assolutamente, perché nella testa della gente rimane così l'idea del matto, il fantasma del matto, di uno che chissà che cosa fa, chissà che cosa combina e di cui c'è da aver paura. L'anno scorso in piazza Bibbiena si è fatto un dibattito su questo problema, il superamento dell'ospedale psichiatrico. Hanno partecipato alcune persone di qui, dell'ospedale psichiatrico, mi ricordo c'era anche la signora Bambelli. A un certo punto c'erano così degli abitanti, diciamo, che menavano il can per l'aia, dicevano e non dicevano, dicevano sì perché no, però, ma sì, oddio, l'ospedale va chiuso, però dove vanno? Insomma, c'era qualche cosa di ambiguo, si capiva. La signora Bambelli ha capito cosa c'era sotto, ha capito che questi qua c'avevano paura. E allora, senza tante ipocrisie, è andata al microfono e ha detto una cosa che per me è molto molto seria e molto importante. Ha detto: lotto per ritornare a casa mia, perché per me è importante, dopo tanti anni, dov'è Massimiliano? Tornare a casa. Dov'è Massimiliano? Perché è giusto che le persone che sono in ospedale ritornino e che nessuno abbia paura di noi. Siamo persone sofferenti. Abbiamo bisogno di ritornare nella società. Il giusto per tutti sarebbe ritornare nelle nostre case, ma non è la società, è i parenti che non ci rivogliano. Bisognerebbe che i parenti stessi dovrebbero riprendere noi, perché poi della società non ne interesserebbe niente. Abbiamo perso i genitori, abbiamo perso le persone più care. I fratelli si sono sposati, le cognate non vogliono più le proprie cognate, non ci rivogliono vicini, si sono formati la sua famiglia ed è giusto che ci sia una casa aperta
per poter vivere in mezzo alla società, per ritornare nel suo territorio. Ripeto ancora che io voglio ritornare a casa mia, chiedo aiuto al sindaco di Poppi, insomma, non so se c'è presente, per poter ritornare a casa mia. Questa sera doveva essere dibattuto in modo particolare il problema connesso all'apertura qui nel comune di Piena Stazione di una casa famiglia, una delle tante di cui l'operatore sanitario richiede giustamente, dico, ecco, una prima risposta in un settore particolare con l'apertura di una casa famiglia, che purtroppo da parte dell'opinione pubblica, di una certa parte dell'opinione pubblica, ha trovato una forte resistenza, visto e considerato che questa mattina in comune mi è stata presentata da oltre 300 cittadini una richiesta di non apertura di questa casa famiglia. Ciò che mi rincresce, ciò che mi dispiace è che purtroppo a questa manifestazione, che in modo particolare doveva incentrarsi e doveva affrontare questo problema, siano assenti e i promotori, i raccoglitori delle firme, mi sembrava di averli intravisti all'inizio, ora non li vedo più, e in modo particolare siano assenti quei cittadini che hanno firmato, quei tanti cittadini, quei molti cittadini, quei troppi cittadini che hanno firmato questa lettera all'amministrazione comunale affinché intervenga per mettere nel nulla, per vanificare questo sforzo piccolo, iniziale, sicuramente non sufficiente, che la unità sanitaria locale sta portando avanti a livello territoriale nel Casentino. Ecco, questo è un dato sicuramente molto negativo, perché come giustamente ha detto Vignoli, rappresentante dell'unità sanitaria locale, gli anziani che fino ad oggi purtroppo, volenti o nolenti, hanno vissuto una vita di sacrifici, di enormi sacrifici, di segregazione, una vita asociale, completamente asociale, dico, sono qui fra noi e sono persone che io credo non debbano incutere terrore a nessuno, non debbano preoccupare nessuno, nelle famiglie, nelle donne, nei ragazzi, come nella lettera che mi è stata inviata questa mattina si paventa, insomma, ecco, una lettera veramente drammatica nella quale si pensa che dei mostri si instaureranno in Vipiena e stupreranno le donne e uccideranno i bambini e cose del genere. Ecco, io dico che di fronte a fatti umani di questo tipo, di fronte a esigenze veramente sociali e umane di questo genere, dico, ecco, ci vorrebbe una maggiore sensibilità, ci vorrebbe una maggiore umanità innanzitutto da parte dei cittadini che purtroppo non hanno sofferenze, non hanno malattie e quindi vivono la loro vita tranquillamente lavorando e quindi senza eccessivi problemi. Ecco, volevo soltanto soffermarmi su questo aspetto, lamentando l'assenza e di coloro che sono fatti promotori della raccolta di queste firme e dei cittadini che hanno effettivamente dei problemi, dei timori, che io a un certo punto riesco anche a concepire, perché sono sicuramente disinformati o gli è stata data una informazione distorta di quella che è la costituzione di questa casa famiglia e degli scopi che si intende raggiungere con essa. Sarà quindi opportuno dare un seguito a questa prima manifestazione, che non ha avuto una grande adesione di popolazione. Dovremo dare sicuramente seguito a questa manifestazione andando a visitare casa per casa o con assemblea rione per rione, avere contatti con i cittadini che hanno firmato quella richiesta all'amministrazione comunale, per fargli veramente capire di cosa si tratta e per farli ritornare indietro in quelle che oggi come oggi sono le loro idee giustificate o ingiustificate di preoccupazione, di paura, che preoccupazione e paura, dico, che non hanno alcun motivo di essere. Paura fa noi di quelli di fuori, non voi di noi di dentro. Il discorso affrontato stasera sia da una parte drammatico se si vuole, dall'altra lasci notevoli perplessità. Drammatico perché? Io sono rimasto, e non lo dico così con un senso di retorica strano, ma sono veramente rimasto colpito dalle parole della signora che è anche intervenuta per ultima. Diceva: noi vogliamo tornare a casa. Certo. È un diritto che queste persone hanno e che noi gli dobbiamo riconoscere, non tanto
e non solo come amministratori, come persone. Questo è un diritto che spetta loro come uomini, come cittadini che stanno su questa terra. Eccola la parte drammatica, se si vuole. La parte che lascia perplessità è un'altra. È quella che riguarda, e mi riferisco alle parole che il sindaco poco fa diceva, le perplessità, che è una scelta che io credo tutto sommato da vedere, da capire come funziona, da aggiustare se si vuole nel percorso, nel cammino, ma che comunque è una scelta che va forse nella direzione di riconoscere a queste persone la possibilità di tornare a casa, delle perplessità e delle reazioni che ha suscitato a Bibbiana Stazione nel comune più in generale. No, le case famiglie là su nel Casentino. Ma però, è tanto che discutono, combattono, ma con questo che combattere non fanno i fatti, fanno le chiacchiere, che bisogna che facciano i fatti, non le chiacchiere. Mi dispiace di dire. È importante stare a casa mia, perché tutti i ricordi, ci sono stata da piccola. Mi sento padrona, mi sento una persona fuori dell'ospedale, mi sento una persona, insomma, una persona nella società, in mezzo a tutti. Per me è importante casa mia, insomma, perché è una cosa bella. Anche sono sola a mangiare un pezzo di pane con una cipolla, mi fa più pro che mangiare una bistecca in ospedale, ecco, insomma, questo voglio dire, perché è casa mia. Posso pigliare, buttare l'aria quello che mi pare, se mi va di andare a pulire una stanza nessuno mi riguarda, se voglio andare nelle stalle nessuno mi riguarda, se voglio andare a mettere le davanti a casa ci vado, se voglio, insomma, per me questo è importante, casa mia, e chiedo di dover ritornare a casa mia. Casa mia è una cosa, casa mia, ma capite cosa vuol dire casa mia? Avevo chiesto una stanzina là per me solo. Dove? Su all'Ompi, all'ospizio, sì. All'Ompi di Poppi? L'Ompi, sì. Come si chiama, sì. Ah, perché lei è di Poppi? Sì, sì, sì. Ho capito. Ora bisogna vedere se questa stanzina la faranno o non la faranno. Mi portarono lassù, mi fecero vedere una stanza grande, c'entra 8 lettini, dissi io no, non mi serve una stanza grande. Lei avrebbe bisogno di una stanza per vivere da sola? Una stanza grande, una camera, ecco. Una camera per metterci due mobili, per col surriscaldamento, che fu dolori che mi mangio le gambe, e stare lì, ecco. Si era parlato infatti di case famiglia da fare in Casentino, dove si poteva stare in poche persone. Ora ho sentito dire che forse la tramezzano quella stanza, fanno una camera apposta per me, e dopo ci rimane spazio per metterci altra roba, tanta roba. Se mi fanno questa camerina io ci vado, con riscaldamento, vorrei la mia bagnarola lì in casa, in camera, vorrei che la mia facesse da cucina e da camera. E perché se il bagno è un pochino distante? Io bisogna che d'inverno giri poco, perché c'ho le gambe come portano. E cucina anche da solo? Eh? Cucina anche da solo? Faccio anche da solo. Se mi ci fanno un bel fornello. Certo. Tutto organizzato, queste cose qui è bene che voi sapete. Se non ci vengo. Sì? La Casentino. No, sono marito e moglie. Siamo marito e moglie. Siete sposati qui? Sì. In chiesa solamente, in chiesa? No, eh. E dove abitate? Io sono figlio della cantina sperimentale. E lei è lì qui a Ramme. Qui a Ramme. Non avete una camera insieme? No, se da me non fa nulla. Quanto è? 3 anni. L'anno dopo morì il babbo. Sì. Come mai non state insieme ancora? Perché dice al dottor Marzi, mi manda la casa delle suore, io non so come si chiama, se no guarda lì non ce la posso mandare, una cosa e l'altra, allora siamo rimasti qui. Non ci ha mandato, non lo so il perché. E come se voi andate a vivere a Poppi e a Lompi, andate a stare insieme? Sì, lì sì, si danno la camera per tutta notte. Vi danno la camera per consumare? Sì, sì. Potevano, guardi, io quando ero a casa so che si sposò due. E intoccò andare in un posto lontano, non mi ricordo se Gorizia, dove, ma era di Porrena, lui era del Casentino, è andato con la sua moglie e andate via, perché lì potevano starci il giorno benissimo, ma la notte separati, ecco, capito? Invece la sua andare a letto insieme,
nella vostra camera. Io penso c'entra anche più affetto, perché stanno io così, penso che... sembra sempre quasi come fidanzati, si vede la sera, si vede un pochino il giorno quando non va a lavorare, sennò sembra proprio nemmeno sposati. Noi ci si è combattuto tanto, noi aretini, noi del comune di Arezzo, sì, siamo nella casa popolare, la via del Vingoni. Ah, questa è la casa popolare? Eh? Sì, via del Vingoni, numero 9. Siamo quattro. Siete in quattro, eh? Sì, io mi sono sposata, sono 7 mesi. Però io penso che anche l'Anna, Gianni, che fuori stanno bene come me. Anzi, nel consumo, nel casettino c'è più aria. Io posso sbagliare, ma nell'estate come sento i miei compagni. Lei è al villaggio del Vingone, la casa popolare? Sì, via del Vingone, numero 9. Ci trovate bene lì? Sì. Lo conosco bene, ci stavano anche lì. Noi sono quasi un anno che ci si sta, però... Primo di luglio. È il primo di luglio ci siamo andati. Ah, ma sì, ma è primo di luglio. Però noi ci si trova tutti bene. Siamo 7 inquilini, ci si vuole bene un con l'altro, uno si sente male, abbiamo un medico, uno che si fa male, c'è il telefono, se il telefono, una mano lava l'altro, due lava la faccia. Presso il villaggio delle case popolari di via del Vingone di Arezzo abita anche Vasco Angioli, che molti ricorderanno come presidente di numerose assemblee presso l'ospedale psichiatrico. Lo abbiamo incontrato per caso al bar e ci ha invitati a visitare la sua casa. Le riprese e le parole che sentirete sono il frutto e il risultato di questa visita presso un vecchio amico. Cioè, prima di venire qui ha dovuto passare molti anni in attesa di avere una casa all'ospedale psichiatrico? Ci sono stati... Io ho passato 23 anni, no, 13 anni, considerando che 10 anni l'ho passato libero, volevo dire, da quando è venuto Fiorella, no? Sì. Io considero 10 anni. Cioè, 10 anni di Pirella non contano, vuol dire questo? 5 anni di Pirella contano, perché io sono stato libero, è venuta la liberazione, le porte si sono aperte, i muri l'hanno abbattuti. Certo, a saperla pigliare la vita c'è spazio e luogo che uno può essere felice anche come sono stato felice io no, in un ambiente del genere, va bene. Se oggi qui si è aperta una casa, voglio dire, sì. Lei deve sapere che questa casa per aprirla, io ho la domanda dal 1973, sì. Pensi quanti anni, siamo nell'82, quanti anni mi ci è voluto, va bene? Quasi 10 anni, 9 anni. 9 anni. Sono le persone cattive, perché chissà cosa pensano di noi le persone. Io vado in treno e molte volte non posso nascondere di dove sono, perché mi chiedono di dove sono. Io gli dico purtroppo, sono in ospedale e sono 23 anni, ma non lo dica che lei è in ospedale e non mi vergogno a dirlo, perché ci so e non posso dire che non ci so. Si vergognano gli altri. Si vergognano loro di... Che lei è stata 23 anni in manicomio, sono loro che si vergognano. Che si vergognino che non abbia il diritto di dover ritornare a casa mia. Io ripeto ancora, al cimme del Casentino, non voglio ritornare in una casa famiglia, perché sono 8 anni e mezzo che ci vivo, ho tutti i diritti, dopo tanti anni una persona che è in ospedale ha il diritto di ritornare a casa sua, voglio ritornare a casa mia. E allora che cosa devo fare io? Io dico, io mi intendo tutto il servizio di igiene mentale, insomma, non tutti quanti. Che cosa dobbiamo, cosa possiamo fare noi? Io forse l'unica cosa che posso fare è portare qua dentro la televisione in modo che quello che lei sta dicendo lo senta anche il suo sindaco, lo senta il presidente dell'USL,
lo senta la gente, perché poi anche il sindaco, anche il presidente dell'USL devono rispondere del denaro speso, delle decisioni prese, ne devono rispondere alla gente, ai casentinesi in genere. Però appunto mi sembra che il problema appunto allora è che la gente, ancora una volta, è che la gente sappia che la signora Bambelli, Angiolina, che possono vedere, con cui possono parlare, con cui prendono il treno una o due volte alla settimana, sta dentro all'ospedale da 23 anni e sicuramente da moltissimi anni essendo sana. E soltanto perché non c'è una casa, come forse non c'hanno una casa anche i terremotati, tanta gente, no? O i profughi di guerra come era 30 anni fa. Ecco, questo mi sembra il problema. Io come medico o gli infermieri che cosa possiamo fare? Purtroppo non gli possiamo rimettere a posto la casa. Dunque, io penso questo, che il problema di fondo sia quello di sensibilizzare di più le persone, la gente, perché si pensa sempre che certi problemi, certe, appunto, come quello di essere internato in un manicomio, non ci tocchi. Cioè, si pensa come se fosse una cosa che può succedere a altre persone. Invece potrebbe succedere anche a noi. E forse questo, cioè, forse se una persona riflettesse su questo, penso che si sentirebbe più vicino a questo problema. Quindi credo che la cosa fondamentale sia di sensibilizzare le persone a questo problema. E come fare questo? Ma adesso, per esempio, anche con questa intervista, per appunto avvicinare le famiglie a quello che è veramente il manicomio, perché il manicomio è visto come, non lo so, una cosa terribile, dove succedono cose inverosimili, mentre invece, appunto, come in questa casa famiglia, si vede che la vita che svolgono è comune a quella che svolgiamo tutti noi. Semmai il fattore che dobbiamo rilevare è questo, che loro sicuramente, se stesse a loro, svolgerebbero una vita ancora più comune di quella che possono svolgere adesso. Semmai non possono svolgere una vita come la vorrebbero svolgere a causa di altri, ma non per loro. Io volevo dire questo. I cittadini del territorio ai quali dobbiamo andare a dare questa risposta nella casa famiglia di Bibbiena Stazione sono cittadini che in passato sono stati ospiti dell'ospedale psichiatrico di Arezzo, ma sono rimasti presso l'ospedale psichiatrico di Arezzo unicamente per questioni sociali, difficoltà, cioè da parte dei familiari, quando i familiari c'erano o ci sono, a riaccettare il ritorno in famiglia di quell'ospite, difficoltà addirittura per il fatto che spesso alcuni degli ospiti che dovranno andare nella nostra casa famiglia di Bibbiena Stazione non hanno più punti di riferimento nel paese. Cioè, è passato tanto tempo dal momento in cui sono stati sradicati dal proprio paese, dalla propria famiglia, che oggi non avrebbero più nessun punto di riferimento nel paese. Vorrei fare prima di tutto un discorso così molto sereno. Cioè, credo che sia un diritto di ogni cittadino quello di avere garantiti certi servizi. Si è parlato di assistenza domiciliare. Quando l'assistenza domiciliare è possibile, cioè quando il cittadino dispone di una casa nella quale poter andare, nella quale poter vivere e nella quale poter ricevere il servizio. Quando la casa non c'è, o quando a livello di famiglie non c'è, non esiste questa disponibilità o non esistono le condizioni per far sì che il lungo degente, l'anziano, rientri in famiglia, io credo che sia soprattutto un obbligo morale da parte degli amministratori cercare di dare delle risposte anche per quel tipo di cittadini. E se si pensa in modo particolare al tipo di cittadini che devono andare nella casa famiglia qui di Bibbiena Stazione, dobbiamo dire che quel tipo di cittadini è cioè che si tratta in fondo di cittadini casentinesi. Allora, per rimanere coerenti
al tipo di impostazione che abbiamo dato all'inizio, per cui è nel territorio ed è il territorio che deve dare delle risposte a chi ha bisogno dei servizi sociali, credo quanto mai opportuno aprire una casa, andare verso l'apertura della casa famiglia che dia delle risposte ai cittadini del territorio. Cioè, non è ipotizzabile che un cittadino del Casentino debba continuare a vivere in case protette o in case famiglia o in case per anziani fuori per il territorio. Se nostro obiettivo di arrivo è quello di far sì che addirittura a livello di ogni comune vadano a crearsi delle strutture snelle, delle piccole strutture, per consentire ai cittadini del singolo comune di non essere sradicati dalla propria realtà sociale, dal proprio tipo di vita, inizialmente dobbiamo partire col cercare di recuperare al territorio quei cittadini che del territorio sono e che hanno diritto a trovare delle risposte nel territorio. Ho visto un uomo matto, è impressionante come possa fare effetto, un uomo solo, dimenticato, abbandonato, dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello. Noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi, e noi dall'altra parte del cancello. Un uomo, lo sguardo fisso, un uomo solo alla ricerca di se stesso, un uomo a pezzi, così impaurito, così bloccato, dietro le sbarre sempre chiuse di un cancello. Noi fuori dal cancello, noi che siamo normali, noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, possiamo avere un buon lavoro, una famiglia sempre unita, un'esistenza piena di rapporti umani. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che abbiamo gli strumenti per poterci realizzare con un titolo di studio. Si può viaggiare, si può avere il passaporto, la patente, il porto d'armi, la domenica allo stadio. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, noi prepariamo i nostri figli per domani. E noi da quale parte del cancello, da quale parte del cancello siamo proprio normali? Noi possiamo far tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, noi ragioniamo senza perdere la calma, col controllo di noi stessi, senza orribili visioni. Noi siamo sani, sì, noi siamo sani, noi siamo fuori dai problemi della psiche, sempre in pace col cervello e con i nostri sentimenti. Così normali i nostri gesti equilibrati, non danneggiano nessuno, sempre lucidi e coscienti. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, noi prepariamo i nostri figli per domani. E noi da quale parte del cancello, da quale parte del cancello siamo proprio normali? Noi possiamo fare tutto, noi che abbiamo la fortuna di essere sani, possiamo avere un buon lavoro, una famiglia sempre unita, un'esistenza piena di rapporti umani. Noi siamo sani, 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 noi siamo sani.